Auguri di Natale attraverso l'utilizzo dello strumento televisivo per i commissari che amministrano la città di Pagani. Nel segno dell'austerity, la triade commissariale non farà affiggere manifesti augurali che avrebbero pure avuto un costo, ma ha preferito affidarsi all'informazione televisiva, nella fattispecie Telenuova, l'unica ad essere presente, per rivolgersi alla comunità cittadina. Abbiamo ritenuto così, senza fare manifesti dove la commissione straordinaria augura eccetera, semplicemente così, in questo modo risparmiamo, innanzitutto in questi tempi non fa male, e poi vogliamo far, tramite voi, far giungere a tutti i cittadini pagani il nostro augurio per un sereno Natale e per un buon anno, un buon 2013, con la speranza appunto che le cose possano migliorare. Ecco, sarà un 2013 migliore di questo anno che se ne va? Noi ce l'auguriamo, ecco perché è necessario l'augurio. Siamo senz'altro sicuri che il 2013 potrà essere migliore del 2012, e la Commissione ce la metterà tutta perché per Pagani sia un anno migliore. Unisco alle parole del prefetto Mazza per rivolgere gli auguri più sentiti a tutta la cittadinanza e per recuperare il ruolo che tutti qui devono avere. Noi come rappresentanti dell'amministrazione comunale, la stampa che ci fa felicemente da tramite con i cittadini che assolvono i loro obblighi ma sono vicini all'amministrazione come noi riteniamo di essere vicini a loro. Quindi possiamo pensare ad un periodo di positività per il futuro? Lo dobbiamo non solo sperare, ci dobbiamo credere, dobbiamo lavorare insieme. Un augurio sentito di tutto cuore per un 2013 migliore. Io sono ottimista in merito al futuro di questa città. E in me prevale l'ottimismo della volontà. Prevale l'ottimismo della volontà, perché con la presa di coscienza che senz'altro c'è delle problematiche, con la volontà di volerle risolvere per il bene di tutti, quindi nell'interesse pubblico e per il bene di tutti i cittadini paganesi, la nostra volontà c'è, ci sarà anche quella degli stessi cittadini per quanto riguarda i loro adempimenti, quindi io sono ottimista e sulla base di questo ottimismo formulo i migliori auguri a questa città.